39 punti all'ordine del giorno della nuova seduta del Consiglio regionale, tornato a riunirsi a distanza di una settimana. Posticipato il primo punto relativo all'istituzione dell'ente regionale per l'edilizia sociale, per attendere l'arrivo in aula del governatore Paolo Di Laura Frattura, i consiglieri hanno iniziato la discussione della proposta di legge numero 63 d'iniziativa dei consiglieri pentastellati Antonio Federico e Patrizia Manzo, concernente norme per l'utilizzo delle terre incolte, insufficientemente incolte o abbandonate, e l'istituzione della Banca della Terra del Molise. Diversi gli interventi in aula sulla proposta precedentemente approvata all'unanimità in seconda commissione. È una interessantissima proposta di legge che ci consente di rilanciare il settore dell'agricoltura anche con una visione diversa, più ampia, quindi integrazione, inclusione sociale, un ampliamento delle risorse territoriali, un recupero anche dei terreni dismessi per evitare danni di carattere idrogeologico. Quindi noi siamo una regione a rischio, quindi credo che interventi di questo tipo debbano trovare consenso unanime all'interno dell'Assemblea consiliare. Attore principale della gestione del patrimonio bancario, secondo quanto previsto dal testo, sarà l'ARSIAM, che provvederà al rilascio delle autorizzazioni e delle concessioni di beni di sua proprietà o di beni affidati in gestione con convenzione dalla Regione o da soggetti privati e inseriti nella Banca della Terra. Prevista anche la possibilità per l'Università del Molise di gestire direttamente alcune superfici per fini di sperimentazione.